Il primo contagiato è un ragazzo di terza media. Dalle fonti fornite dal nostro blog affidabilissimo, si pensa che il virus venga contratto attraverso dei cancerotti e che l'effetto principale di questo virus sia la crescita di peli su tutto il corpo. Il tempestato ha raccontato che stava pranzando e che ha iniziato a sentirsi poco bene. È stato così portato in ospedale, dove hanno cominciato a crescere sul suo corpo molti peli. Così il dottor Giancarlo Bottiglieri lo ha avvistato. Con questo passiamo la notizia alla linea. Francesca, Davide, Luca, Giorgia, Alice, Laura, Beatrice e Giuseppe sono nella sala ricreativa dell'hotel e stanno guardando alla TV il servizio appena lanciato al TG riguardando il Panzerot virus. Sono preoccupati per il loro compagno di classe Agolino, che si dice essere il paziente zero. Parla di Agolino? E di chi se no? Ormai il TG ci sono solo servizi sul Panzerot virus. Da quando la notizia è uscita su quel blog affidabilissimo e tutti si sono chiusi in casa? Non so, ma questa storia non mi convince. Ho sentito abbastanza, questo virus è una stupidaggine. Francesca esce dalla sala ricreativa. Concordo pienamente. Anche Luca esce dalla sala ricreativa. Certo, questa cosa è assurda, ma come possiamo noi dimostrarlo? Ovviamente non possiamo. Giorgia vede Francesca e Luca parlare fittamente in un angolo. Quindi si avvicina incuriosita. Ancora a parlare del Panzerot? Io e Francesca abbiamo preso una decisione. Indagheremo e scopriremo cosa c'è sotto questo virus. Solo che non sappiamo da dove iniziare. Perché non dalla stanza di Agolino? Dopotutto è l'ultimo luogo in cui è stato prima di contagiarsi. Ottima idea, sicuramente lì troveremo indizi. Giorgia, ti andrebbe di indagare con noi? La tua astuzia potrebbe essere utile. Non vedo perché dovrei rifiutare. I detective si recano nella stanza d'hotel che era occupata da Agolino. Nel corridoio attraversano la porta e notano una stanza particolarmente disordinata. Al loro naso giunge un odore acidulo che sembra provenire dal bagno della camera. Così decidono di controllare. Che puzza! Cos'è che puzza così nel bagno? Andiamo a controllare. Aprono la porta del bagno e si ritrovano davanti alla stanza imbrattata di una sostanza appiccicosa, la quale sembra essere la fonte del cattivo odore. Che è sta roba? La puzza viene proprio da qui. Giorgia prende un po' della sostanza con il dito e l'annusa. Dalla consistenza sembrerebbe come sapone. Guardate là! Da sotto il lavandino spunta una bottiglia di shampoo vuota. Luca la raccoglie e sopra vi legge: shampoo per calvi, stimola la ricrescita. Potrebbe essere un indizio. Senza dubbio lo è. Abbiamo un pezzo del puzzle, ma per capire meglio dobbiamo interrogare Agolino. Allora non perdiamo tempo. I detective sono in sala ricreativa e fanno una videochiamata con Agolino per farsi raccontare i fatti. Ciao Ago, stiamo cercando di smascherare il Panzerot. Potresti raccontarci com'è andata il pomeriggio in cui sei stato ricoverato? Se vi può servire. Quel giorno stavo pranzando nel Panzerottificio da Gennaro, quando non mi sono sentito bene. Poi i peli hanno incominciato a crescere smisuratamente sul mio corpo e sono stato portato in ospedale. Mi ha visitato Giancarlo Bottiglieri, mi ha chiesto se avessi preso farmaci. E io ho risposto di aver provato lo shampoo contro le calvizie di mio padre. Dopo mi ha somministrato dei farmaci e se n'è andato. Testimonianza interessante, ci sarà utile. Grazie Ago, ora ti salutiamo. Ciao! Ora che abbiamo la testimonianza di Agolino, la cosa migliore da fare è parlare con il dottore. Consiglio di recarci immediatamente all'ospedale per parlare con il dottor Bottiglieri. I detective si trovano alla sala accettazione dell'ospedale. Il loro obiettivo è quello di parlare con il dottor Bottiglieri. Quindi chiedono all'infermiera al banco di lui. Scusi, dove possiamo trovare Giancarlo Bottiglieri? Se volete parlargli è libero, si trova nella sala vuota qui a fianco. L'infermiera indica una porta poco lontana e i detective entrano. Dottor Bottiglieri? Sì? Siamo i compagni di classe di Agolino. Vorremmo sapere di più sul Panzerot virus. Sappiate che questo virus è una baggianata. In tutta la mia carriera non ho mai sentito niente di più assurdo.
Però la gente non crede neanche più nei medici e si chiude in casa. Dottore, noi abbiamo intenzione di far luce su questa faccenda, ma per farlo abbiamo bisogno della sua collaborazione. Ci potrebbe raccontare com'è andata la prima visita di Agolino? Senza ombra di dubbio. Non vedo l'ora di vedere smontati i complessi su questo fantomatico virus. Cosa pensa che abbia, dottore? Stando al suo racconto, si è provato uno shampoo che deve avergli fatto allergia facendogli crescere tutti quei peli. Non è così grave. Entra l'infermiera affidabile, che deve consegnare del materiale. Buongiorno, dottore. Ecco qui il suo materiale. L'infermiere sembra molto incuriosito da Agolino e gli si avvicina. Cos'ha questo ragazzo? Ha avuto una reazione allergica ad uno shampoo per calvi, che l'ha fatto crescere i peli. Interessante. Dimmi, ragazzo, mi dai qualche dettaglio in più su come ti è venuta questa reazione allergica? Stavo pranzando da gennaio quando non mi sono sentito bene. Poi i peli hanno cominciato a crescere smisuratamente sul mio corpo e sono stato portato in ospedale. Davvero interessante. Allora, arrivederci, dottore. Ho svolto il mio lavoro qui. L'infermiere esce frettolosamente e incomincia a scrivere sul cellulare. E questo è quanto. Grazie, dottore. È tutto quello che volevamo sapere. Arrivederci e grazie. Tutti e tre escono. I detective sono tornati di corsa dall'ospedale e con il fiatone arrivati all'albergo. Entrano nella sala ricreativa e cercano su un portale la conferma della loro indagine. Se è come pensiamo, su blog affidabilissimo dovrebbe esserci ancora quella pubblicazione. Francesca digita velocemente ed entra nel lab di blog affidabilissimo, dove in primo piano c'è la notizia relativa al virus. Ci clicca su e scorre. Sul fondo della pagina si vede la prova di ciò che sospettavano. Visto? E come dicevamo? Come sospettavamo, Agolino si è provato lo shampoo che stimola la crescita dei capelli, lasciando il bagno sporco. È successivamente uscito per pranzare, dirigendosi al panzerottificio. Mentre pranzava, lo shampoo ha cominciato a fare effetto e per un'allergia il suo effetto è stato il triplo del normale. È stato trasportato in ospedale e visitato dal dottor Bottiglieri. Mentre stava visitando, entra l'infermiera affidabile, direttore di blog affidabilissimo, ascolta il racconto di Agolino e pensa che con le opportune modifiche quel racconto avrebbe avuto molte views sul suo blog. Pubblica così una fake news. E grazie alla testimonianza del dottore, dell'infermiera di Agolino, potremo denunciarlo. I detective denunciano Antonio Affidabile alla polizia postale. Il giorno dopo, nella sala ricreativa, si ritrovano e guardano di nuovo il servizio del TG sul fake del panzerotto e sull'arresto di Affidabile. Signore e signori, una nuova news. Il panzerotto virus non esiste e tutto ciò è stato scoperto dalla classe terza H che ha intervistato il signor Agolino. Il signore era stato ricoverato per la crescita dei peli, ma non per il virus, era una reazione allergica allo shampoo. È stato l'infermiere a gonfiare tutto e a pubblicarlo sul blog affidabilissimo, assieme ai complici. Tutto grazie ai detective della terza H. Ora chiudiamo il TG e diamo la linea alla regia.